Voglio un buongiorno dal vostro Leone e dalla vostra Leonessa a una nuova puntata di Chef in Famiglia, la cucina di noi italiani all'estero. Oggi andiamo a fare un bel piatto di pasta che potrete mangiare tutti i giorni e anzi non la finite proprio di mangiarlo perché è buonissimo. Oggi facciamo fettuccine con salsiccia, funghi orecchioni e gorgonzola. Andiamo alla lavagna e vi mostro gli ingredienti. Ingredienti per due persone. Allora, fettuccine, abbiamo scelto quelle dell'Alberto Poiatti, la trafilata in bronzo che ci ha consigliato Petra Lia, Don Antonio, e salutiamo anche. Due salsicce fresche, 125 g di funghi orecchioni, 80 g di parmigiano grattugiato, mezzo bicchiere di vino bianco, 80-100 g di gorgonzola cremoso, sale e pepe quanto basta, mezzo cipolla e prezzemolo. Non vi scordate mai amore, cuore, passione e tanta umiltà. Cominciamo, alziamo le maniche e faticamo. Allora, come primo passaggio, nella padella mettete giusto un paio di cucchiai di olio extravergine d'oliva, la salsiccia, io l'ho privata del budellino, e adesso l'andiamo praticamente a sminuzzare con le mani nella padella. La facciamo un po' soffriggere e poi dopo vi faccio vedere come continuiamo a mettere gli ingredienti. Una volta che ha cominciato a prendere già un po' di questo colore bello marroncino, ci andiamo a mettere la cipolla. Io ho scelto la cipolla rossa e l'ho tagliata un po' grossolanamente, ma allo stesso tempo anche un po' cottura. Adesso facciamo, come si dice a Napoli, facciamo ammusciare la cipolla e poi dopo ci andiamo a mettere i funghi orecchioni. Allora, quando la cipolla sta cominciando a dorarsi, guardate qua come sta cominciando a venire bene, guardate, la salsiccia, guardate qua la cipolla, bella doratina, Pigliamo e ci andiamo a mettere i funghi orecchioni. Allora, io adesso ho messo gli orecchioni perché questo ho trovato stamattina, ma voglio, se avete la possibilità di un paio di porcini freschi, mamma mia, siete gelati. Allora, adesso, senza, quando mettete i funghi, non agitate spesso e volentieri la padella, aspettate almeno un minuto che soffrigge, se no cacciano acqua. Noi poi dopo le andiamo un po' a mescolare e ci andiamo a mettere il vino bianco. Allora, adesso che andiamo a fare? Ci andiamo a mettere il vino bianco, però incominciamo a salare l'acqua per la pasta, perché fra poco andiamo a calare le fettuccine. Il minutino è passato, quindi adesso l'ho sfadellato un paio di volte. Andiamo di vino bianco e lasciamo evaporare un poco. Nel frattempo andiamo con la pasta che ci ha consigliato Don Antonio, Alberto Poiatti, la trafilata in bronzo. Eccoci qua, andiamo con cucchiaio in, come sempre caliamo a sentimento. Questa deve essere una bella pasta. Ok, una volta che è sfumato il vino bianco, possiamo mettere un poco di sale perché giustamente la salsiccia è già bella carica, un po' di pepe, un mestolino e mezzo di acqua di cottura e lasciamo un attimino cuocere perché poi dopo ci andiamo a mettere gorgonzola, fettuccine, un po' di formaggio e ci arricchiamo proprio. Mo' è un momento del gorgonzolo, che facciamo squagliare, che si va proprio a veramente a diventare crema proprio, guardate qua, guardate. Mo' mettiamo qua dentro, si squaglia e mo' qua dentro ci andiamo a mettere solo il fettuccino. E ti, e che te magnolo. Mamma mia. Aiuto, la fettuccina è pronta, guardate che sughetto, guardate. Mamma mia, e com'è bella, già mi sta venendo fame. La fettuccina dentro, andiamo a saltare. Aiuto, ci mettiamo poche parmigiano reggiano grattugiato, prezzemolo e adesso amalgamiamo il tutto. Aiuto. Guardate che crema, guardate che cremina che si è formata a cabascia. Mamma mia, voglio andiamo a impiattare, ah! Oh, piccante! Wow, mamma mia, bella! Non vedo l'ora di mangiare! Fettuccina con salsiccia, funghi orecchioni e gorgonzola! È
è venuto proprio una crema. Vi ricordo che tutte queste ricette, non solo su YouTube, le trovate, Luigi Scotti Chef in Famiglia, la stessa cosa su Facebook, Instagram, TikTok e Saviset TV, la TV di noi italiani all'estero. Se vi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando, condividete il video o anche altri video che ho fatto. E noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ma io vi voglio bene, il leone è sempre sul pezzo. Ti è catamagnolo.